Mi chiamo Elisabetta Benfatto, vengo dalla provincia di Padova, sono un'illustratrice, fumettista e da un bel po' di anni ormai anche insegnante alla Scuola Internazionale di Comics. Il mio rapporto con il cambiamento climatico è pessimo, non mi piace l'idea appunto di un mondo, di un'eterna estate come a volte ce la si immagina, ma questo è personale, forse non è così interessante. Mi dispiace pensare alla perdita di diversità di specie a cui possiamo andare incontro. Mi è piaciuto partecipare a Sprints perché è stata veramente una sfida, perciò è un piacere misto con grande tensione, però un po' di avventura nella vita ci vuole. La mia opera è un'immagine che in qualche modo fonde le mie due passioni, che sono il fumetto e l'illustrazione, o almeno tenta di fare questo, perché ho usato una griglia di pagina, cioè ho frammentato l'immagine in vignette, anche se l'immagine è praticamente singola. Ho fatto questa operazione perché quando si parla di fumetto si parla di narrazione, quindi di sequenza, e quindi c'è una sequenzialità nell'immagine, un prima e un dopo, e il dopo auspicabilmente, nella mia immagine almeno, è un futuro in cui abbiamo applicato delle buone regole per salvaguardare il pianeta e salvaguardare noi specialmente, perché a volte ci dimentichiamo che siamo le prime vittime di questo cambiamento. E l'idea di utilizzare questo approccio è, cioè, la griglia geometrica del fumetto con delle immagini che sono molto invece libere, con un segno molto spontaneo. Per mettere insieme un po' anche lì quelle che sono le due mie idee: la geometria, l'ordine, un po' di disciplina con una spontaneità, ecco. Una parola per il futuro, forse un po' inaspettata, è sacro. Il sacro antico, cioè l'idea che non siamo noi i padroni del mondo e quindi dobbiamo porci dei limiti, c'è qualcos'altro di più importante davanti al quale fermarci e chiederci se veramente possiamo spingerci oltre oppure no, oppure se c'è qualcosa di più importante, che per gli antichi era il sacro, quindi poneva il limite. Per noi possiamo chiamarlo anche in un altro modo, però insomma la parola alla quale mi riferisco è questa.